umana trova che la ca non tenim ca. Vieni con me e comincia a capire com'è inutile a sta soffrire. Guarda sto mare che c'è un volle paura, sta cercando e ci impara. Come si fa ad addormentare l'anima che vola? Se tu non scendi in volo, non può sapere. No, come si fa a te piglia soltanto male che ci sta? E vola sa stu cuore sulla minezza mia. Noi siamo un gruppo di artiste che da più di 10 anni operano in tutta la provincia di Foggia. E l'ultima mostra è stata realizzata alla Sala dei Propilei nella fine di giugno fino al 17 di luglio. È una mostra molto, molto visitata. E oggi siamo impegnati a Castelluccio dei Sauri, un po' così un continuare nel nostro territorio. I nostri paesi limitrofi della provincia, come Foggia, ma soprattutto nella provincia di Foggia, l'estate c'è un movimento culturale che attrae l'arte pittorica, attrae la poesia e nascono degli eventi a livello, diciamo, passionale e anche di cognizione maturate nel corso dell'anno. E questa sera c'è qui a Castelluccio una mini collettiva d'arte, una parte degli artisti. Siamo stati anche a Rignano Garganico la settimana scorsa, gli ultimi 3 giorni prima del Ferragosto, anche quindi sul Gargano giriamo per portare l'arte. L'arte pittorica, un'arte figurativa di talenti e di anche formazione scolastica adeguata per realizzare opere significative. Ma questa sera non è soltanto arte pittorica. Castelluccio dei Sauri ha voluto realizzare una serata di animazione culturale. All'arte pittorica si unirà la bella poesia con degli artisti locali, dei bravi poeti, a cominciare dal maestro Salvatore Di Flumeri, perché devo dire che il fuoco che ha acceso questo movimento, la volontà, è venuta proprio da Salvatore Di Flumeri, quindi è a lui che dobbiamo ringraziare questa serata che sta nascendo con grande passione. E di poeti questa sera declameranno, oltre a Salvatore Di Flumeri, che in una poesia racconterà anche una delle opere, che è Gargano e la Luna. E ci sarà quindi la sottoscritta, Antonio Mennitti, Nicola Principale, Michelangelo Campanozzi, Anna Piano, e si unirà anche una compagna di Nicola Principale, Rosi Di Pace, mi pare che è il suo cognome, e Rosario che è uno scrittore che ha scelto di vivere a Castelluccio dei Sauri, dopo che è stato tanti anni lontano da questo paese. E alla poesia si alterneranno dei bei canti, essi saranno realizzati dalla giovane Aurora La Torre, che è una ragazza di talento del nostro territorio, sta facendo concorsi e anche vincendoli con il suo bel canto, figlia di artista, insomma, e quindi ha tutte le basi per poter imparare anche quelle che sono le professionalità del bel canto. E sta arrivando Antonio Mennitti, che è un giovane che, oltre a scrivere bene, alla passione del canto tradizionale, quindi solo accompagnandosi con la chitarra si esibirà nel canto del brigante e altre 2 tarantelle garganiche.
perché parte della poesia, ecco, personalmente mi piace portare la poesia dialettale, quindi questo giovane canterà le canzoni del Gargano. E ci sarà anche Sandro Consiglio, il maestro Sandro Consiglio, che con il suo canto melodioso già ci ha lietati accogliendo così il pubblico con la bella musica, già dandoci quella gioia e quella serenità della musica piacevole che insomma non passa mai. E devo ringraziare chi l'amministrazione del comune di Castelluccio dei Sauri, il sindaco Antonio Del Priore, l'assessore alla cultura Antonio Di Domenico, l'associazione La Proloco di Castelluccio dei Sauri, l'associazione la protezione civile e l'associazione anche la Proloco, mi pare di averla menzionata, i fautori degli eventi, insomma non mi ricordo bene, mi ha presentato adesso, Comitato Feste anche di Castelluccio, e il maestro Salvatore Di Flumeni, che con lo spirito così agglomerativo, partecipativo, ha unito queste forze. E quando c'è unità, io dico sempre che c'è la possibilità di creare una bella realtà, e speriamo che ma già gli animi fervidi e la gioia dei nostri cuori è già un successo. Devo dire, sono particolarmente felice questa sera per questo evento e mi auguro che abbia un successo di pubblico, anche perché è nostra intenzione iniziare un nuovo ciclo di eventi culturali a Castelluccio. Questo è il primo anno che si svolge una manifestazione di tal genere, ma il nostro obiettivo è quello di creare, come dire, una tradizione a Castelluccio, una tradizione di arte, di cultura, di eventi connessi, va bene, che riescono a coinvolgere un pubblico ampio. È difficile, seminare è difficile, raccogliere è ancora più difficile, però se non si semina non si raccoglie. Siccome noi abbiamo la testa dura, siamo pervicaci, va bene, e quindi ce la metteremo tutte e cercheremo fino alla fine di insistere, fino a quando avremo nelle strade, in maniera da coinvolgere l'intero borgo, certo, come dire. Castelluccio non ha niente di meno, niente di più sicuramente, ma niente di meno rispetto ai borghi limitrofi che si sono già avventurati da qualche anno in questo tipo di iniziativa. Bene, il nostro obiettivo è di imitarli, no? Va bene? Cioè di riuscire a favorire un ambiente che stimoli la conoscenza, l'arte e la poesia. Questa occasione è la prima e noi ringraziamo, devo dire la verità, veramente di cuore, Salvatore, che è stato il tramite, Anna Piano, la dottoressa Piano, che sta curando tutta la manifestazione, e tutti gli artisti che sono intervenuti. Noi gli siamo veramente grati, gli siamo veramente grati. Hey.